qualche secondo che parte. C'è pure Di Nardo. La registrazione è in Buongiorno a tutti. corso, sono le 11:08, procediamo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica me la chiede. Chiarappa Patrizio. Presente, buongiorno, con giustifica, grazie. Cucunato Piero. Di Nardo Raffaele. Presente, buongiorno. Enrico Filippo Massimo, Buongiorno a tutti, presente. Ghinizzini Gaetano, Presente. Maisano Vincenzo, Mancuso Paolo, Presente, buongiorno. Pappata Claudia, Presente. Sordini Simone. Perfetto, possiamo procedere con i verbali. Grazie. Allora, niente, io l'ho già collegato prima. Leggeteli, c'è Di Castro pure. Lui con gli avvocati, dopo che ha parlato con lui, l'avvocato ci parla. Cornicastro, buongiorno. Buongiorno. Stiamo leggendo i verbali, guardi, di 5, 3 minuti, 5 minuti e cominciamo. C'è anche la polizia locale, la tutela ambiente. Iniziamo. Allora, consiglieri, leggete i verbali, per me vanno bene, io già l'ho visionati. Attendo un vostro breve riscontro. Per me ok, verbali, grazie. Ok. Maria, grazie, anche per me va bene, grazie. Ok.
consigliere, ci siamo con i verbali? Sì, ok, all'approvati. Sì, io ho solo una piccola modifica. Adesso dico subito Maria o la scrivo. Quale verbale? Il primo. Adesso ti dico quale. Sto finalizzando la presente. Quello del 17. Allora il secondo. Sì, non so come era messo, diciamo, il primo che io trovo. Diciamo. Ah, ok. Allora, ti dico al volo, tanto non sono una cosa al volo, veramente sì. Non si capiva tanto. Ecco, questo qua, il consigliere Leonardo crede che sia la seconda pagina. Sì, sì, già c'è sulla riga. Diciamo, il problema è se non viene attivato il controllo, questo va bene. Una linea di collegamento tra burocrazia e politica va bene. Nessuno ha voluto creare una politica che possa controllare e gratificare il lavoro, questo però non si capisce nel contesto, solo da nessuno al lavoro la leviamo. La leviamo proprio, ok, perfetto. Da nessuno al lavoro, basta. Perfetto. Grazie mille. No, per me vanno bene, grazie. Ok. Ok, grazie. Allora... cominciamo la commissione e dopo le richieste dei consiglieri anche che volevano un aggiornamento sulla situazione di Largo Benito Iacovitti, ho riconvocato questa commissione per avere un aggiornamento, visto che sono arrivate delle voci, ma in maniera assolutamente informale, alla commissione, cioè la commissione al consiglio. Difatti no, questo non capisco perché, quando avevamo chiesto delle comunicazioni ufficiali da parte della polizia locale. E niente, appunto, volevo ascoltare prima la polizia locale e poi sentire appunto Nicastro le considerazioni in merito. Ci date un aggiornamento? Patrizio, un secondo solo, perché quando parla polizia locale devo interrompere la registrazione. Aspetta un attimo. C'è anche Gregori, vedo.